stanco di dire che è una squadra giovane, che siamo ingenui. Io volevo chiederti cosa può fare un allenatore in quei casi, cioè quando tu hai detto attaccante prende palla a centrocampo, salta tre uomini, entra in difesa, quindi è un problema di personalità, solo quello, e lì l'allenatore come può intervenire, se può intervenire un allenatore, magari invece è una cosa che deve trovare, quella cattiveria la deve trovare il singolo giocatore. Intervenire può intervenire sempre, comunque, perché comunque c'è una materia che si chiama psicologia su cui un allenatore può lavorare, pur non essendo uno psicologo, però tante volte si può cambiare un atteggiamento, una mentalità, e questo sta all'allenatore. Ci sono delle cose che tu puoi fare affinché la testa di un calciatore possa cambiare, poi ci sta l'esperienza, e quando io dico che dagli errori si impara, non è una frase fatta, cioè dico che dagli errori si impara, perché probabilmente l'aver commesso un errore ti porta in una situazione simile futura, magari ad aver già vissuto quell'esperienza, a fare qualcosa di diverso affinché ciò che di negativo è successo non si verifichi più. Tutto qui. Ma io ho detto, sono stufo di dire che siamo giovani, perché non voglio che questa cosa diventi un alibi. Tutto qua. E anche questo è un aspetto mentale. Va bene che siamo giovani, però è anche vero che di errori fino adesso ne abbiamo commessi tanti, tutti insieme, a partire da me, e questi errori devono servire per fare qualcosa di costruttivo, per cercare di sbagliare il meno possibile, perché ovvio che si sbaglierà ancora, però quantomeno non cadere su cose che si sono già verificate una, due, tre volte. Io mi sono reso conto che effettivamente questa è una squadra che quando gioca a calcio, quando sta con la testa giusta, non ha paura di nessuno, non teme nessuno, e il più delle volte mette sotto chiunque. Però poi è anche vero che quando si sente un po' troppo sicuro, non tanto del risultato, ma anche e soprattutto dalla propria superiorità che sta dimostrando in quel momento in campo, abbassa un po' la tensione. E questo è un aspetto su cui sicuramente non si può lavorare a livello tecnico, ma si può lavorare a livello di testa, facendo determinate cose anche durante gli allenamenti, che fanno sì che un po' la testa possa cambiare per essere un po' più, non lo so, attaccati al risultato, un po' più cattivi, cinici. Quindi si specchia un po' troppo questa squadra, quando capisce di essere nettamente, palesemente superiore rispetto no, a... No, ma non è che no, si specchia, questo. Non è che si specchia, è che pensa con troppa facilità che la partita possa andare in porto o è andata già in porto, e quindi le cose che fa con una determinata convinzione e rabbia dal primo al 70, 80, 60 minuto poi va un po' scemando, e mi sono reso conto anche che non è assolutamente una condizione fisica, perché nel momento in cui abbiamo preso due gol dallo Spezia nell'ultima partita, poi ne abbiamo ricreate altre tre, quindi non può essere una condizione, un aspetto solo, non può essere un aspetto fisico, ma è un aspetto prettamente mentale. Sfera mentale, insomma, così. Perfetto. La tua analisi giustissima, secondo me si può tradurre con due parole: squadra presuntuosa, quello che tu dici, perché insomma una squadra che, cioè, se siamo bravi, siamo forti, poi alla fine non riusciamo a portare a casa il risultato attivo, giustamente. Ma sì, però non è, no, io non la ritengo presuntuoso, non lo ritengo un aspetto presuntuoso, perché una squadra presuntuosa entra dal primo minuto a non fare determinate cose perché sa di essere superiore. È più un aspetto, se vogliamo, anche inconscio e anche di esperienza, perché l'esperienza fa tanto, cioè nel senso che se c'è un giocatore in campo che ha vissuto tante volte situazioni in cui è in vantaggio e poi viene ripreso, una, due, tre, alla quarta volta incomincia a capire che probabilmente comincia a capire conscientemente e non inconscientemente che si può fare di più. Bisogna stare un po' più concentrati, bisogna continuare a giocare con la stessa intensità. Questo non vuol dire non magari anche abbassare la linea, perché quello che è successo
nella partita con lo Spezia spesso succede, quando una squadra vince a volte serve anche abbassarsi un po', perché tu stando un po' più basso sei costantemente più corto, perché dietro di te non c'è più campo, quindi devi stare per forza corto, e quindi non vuol dire che tu non ti possa abbassare, anzi, e sfruttare magari anche un contropiede. Tante volte le partite sono, molte partite sono così, 1-2-0, poi fai il terzo e il quarto alla fine perché parti il contropiede, gli altri si sbilanciano, quindi questo è un aspetto che ci sta, ma non è detto, cioè non è direttamente proporzionale il fatto all'abbassarsi alla mancanza di, poi, di aggressività, perché tu puoi essere aggressivo avanti ma puoi essere aggressivo anche nella tua metà campo. Noi è mancata secondo me questa aggressività in occasione del, secondo gol. Ci sono stati 5-6 errori in una sola azione, e due di questi anche e soprattutto per mancanza di convinzione nell'aggressività in avanti. Se fossimo stati più aggressivi probabilmente la palla non sarebbe mai passata lì. Ma il fatto che sono questa squadra ormai abbia fatto innamorare tutti i lavori, pescare la squadra che gioca il miglior calcio di B e la squadra che gioca il Bandarizzi e la squadra più giovane, non credi che lo spogliatoio tutti questi complimenti abbiano anche un po' minato tra virgolette la serenità, nel senso anche tra i più esperti, come dovessero campare di rente, diciamo? No, non credo, perché io credo che comunque sia in questo momento c'è entusiasmo, perché quando tu fai bene, giochi bene, l'entusiasmo c'è sempre, può calare da una settimana all'altra quando tu non ottieni un grande risultato, però io noto questo entusiasmo che c'è nell'aria, nel senso che il pubblico Pescara è sempre stato un pubblico che ha voluto un bel calcio, propositivo, noi questo proviamo a farlo quasi sempre, spesso ci riusciamo, quindi già questa è una cosa molto positiva, e sottolineo il fatto che è una squadra completamente nuova, quindi non è così automatico, quindi noi siamo riusciti a farlo in poco tempo, però non può essere appagante questo, non deve essere appagante, ma bisogna migliorare su quelli che sono i difetti se vogliamo avere un obiettivo importante. Se poi ci accontentiamo di essere solo belli faremo un discreto campionato e nulla più. Ma noi dobbiamo assolutamente cercare di migliorare questi punti di vista, probabilmente anche cambiando la mentalità. Adesso noi siamo convinti e sicuri e certi che abbiamo un buon gioco, giochiamo bene, e probabilmente quello che chiederò adesso alla squadra, dato il fatto che segniamo quasi sempre, giocare giochiamo quasi sempre, adesso gli chiederò di non prendere gol. Allora, il primo obiettivo è non prendere gol, tanto poi il gol lo facciamo e il gioco viene da sé. Quindi, sembra elementare, insomma. Sì, a volte la semplicità, certo, è la cosa più bella che ci sia, e anche il calcio è questo, perché il calcio è fatto anche di semplicità. In base a quello che hai detto tu prima, secondo me noi giochiamo bene quando siamo semplici in quello che facciamo. A volte esageriamo, e vogliamo essere un po' più complicati, vogliamo cercare il passaggio più difficile anche se più bello, ma a volte quando giochiamo con semplicità sviluppiamo un gioco bello, e altre volte quando esageriamo magari rischiamo di cadere paradossalmente nella banalità, anche perché insomma giocare bene senza vincere costituisce un limite. Beh, assolutamente sì. Assolutamente sì, noi dobbiamo assolutamente cercare di essere più concreti e cercare di continuare a fare quello che facciamo, ma migliorando sugli aspetti di cui ho parlato prima, cioè non abbassare mai la tensione, continuare a essere costanti sotto questo punto di vista fino alla fine della partita, e volendo anche soffrire come è successo in altre partite, anche abbassandosi per la bravura degli avversari, però essere consapevoli del fatto che anche quando ti abbassi e hai un baricentro un po' più basso giochi in maniera diversa, sfruttando magari un po' le ripartenze, lo sbilanciamento degli avversari perché sei in vantaggio, ma mantenendo sempre una certa aggressività, perché ripeto, puoi essere aggressivo nella metà campo avversario, ma lo puoi essere benissimo anche nella tua metà campo abbassando leggermente il baricentro. Cioè, ma secondo te in occasione del rigore, che poi insomma non c'era, però è chiaro che lì si è creato un buco, lì che cosa è mancato? Cioè, è una questione di concentrazione, il fatto che non ci sia stata aggressività,
c'è anche Zuparic, per dire, no? È rimasto forse arrinculato troppo. No, Zuparic secondo me no, Zuparic secondo me non ha sbagliato la posizione, ha sbagliato come ha affrontato l'avversario, cioè era con il corpo un po' troppo piatto, praticamente gli ha concesso sia la parte destra che la parte sinistra, invece lui doveva mettersi una cosa che è una costante dei difensori, no, lui deve sempre concedere solo esclusivamente un lato, in quel caso l'esterno, quindi si doveva mettere in posizione di corpo diversa, quindi non mostrando il petto all'avversario. Sì. Ma quello cioè prima, era sbagliata la postura, la postura del corpo, esattamente 30-40 metri prima che cadere, sì. Nessuno lo ha accorto. No, vabbè, allora se analizziamo tutta l'azione ci sono stati 5-6 errori. Allora partiamo dall'inizio. Il primo è stato che Verre, che in quel momento stava facendo l'esterno, era più avanti di Memushai. E sarebbe dovuto essere il contrario, Memushai più avanti che era all'interno e Verre coprire la fascia. In quel caso Memushai sarebbe dovuto uscire molto più velocemente e chiudere il passaggio interno, cioè quello che c'è stato. Poi c'è stato l'errore di Crescenzi che è andato sull'intenzione del passaggio sull'esterno. Invece doveva stare più dietro, dare la copertura, e in quel caso, avendo la copertura Zuparic, la copertura esterna sarebbe dovuto uscire lui, quindi rimedio all'errore precedente. Ma in quel caso Zuparic non poteva uscire perché non aveva la copertura esterna ed era rimasto solo Fornasé con un unico avversario, quindi non era impensabile uscire. Terzo errore, Memushai, che a quel punto doveva fare fallo. Quarto errore, la postura del corpo di Zuparic. E quinto errore, se vogliamo chiamarlo errore, poteva evitare l'intervento di Fornasé. Non lo so se poteva evitarlo quello, ma sicuramente è stato l'ultimo degli errori quello, se così vogliamo chiamarlo, perché io non so se non fosse entrata in scivolata magari lui avrebbe tirato in diagonale, quindi questo non possiamo saperlo. Anzi, secondo me è stato più istintivo il suo intervento, non scivolata, cioè ci può sì stare. Sì, anche se poi a volte è vero che anche se non c'è rigore un difensore sa che in quelle circostanze la velocità d'azione fa sì che l'arbitro possa anche cadere in tentazione, e lui ci è caduto. Certo, poi c'è anche l'abilità di Piatellani, insomma. Ah, poi c'è anche l'errore, no. Poi c'è anche l'errore. No, non è che possiamo dire che no, sono tutti errori. No, e comunque Catellani e poi c'è anche errore. E poi c'è anche l'errore di Mandragora, che visto che quel passaggio tanti hanno detto che Zuparic doveva uscire, ma Zuparic non poteva uscire perché non aveva la copertura di Crescenzi sull'esterno. A quel punto la posizione di Mandragora era sbagliata, perché Catellani ha preso la palla davanti al raggio di azione di Mandragora. A quel punto Mandragora doveva scalare su lui, era un po' troppo accentrato. Quindi c'è una marea di errori, quindi non diamo la colpa alla difesa, ma ha sbagliato tutti. Ecco, questa analisi l'hai fatta sicuramente anche con loro, insomma, la squadra tra ieri e oggi, cosa ha recepito? Ma noi, io quando analizzo le partite, la prima cosa che dico è: non facciamo i permalosi, perché qui siamo tutti per imparare, a partire da me, e quando si sbaglia dobbiamo analizzare i nostri errori, sottolineo i nostri, per cercare di capire dove migliorare. Quindi quando si chiama in causa qualcuno, adesso io ho fatto 4-5 nomi, ma noi non stiamo dando la colpa a nessuno, noi stiamo cercando di migliorare quelli che sono gli errori individuali e di squadra, tutto qua. E quindi guai a non analizzare quello che noi sbagliamo. Noi quando facciamo delle cose belle non le facciamo mai vedere, perché scommetto che ognuno di loro se le va a rivedere da solo. Difficilmente si vanno a rivedere gli errori, e quindi li facciamo vedere noi. Certo, ma assolutamente a livello costruttivo e mai come critica. Le critiche le lasciamo giustamente ai tifosi, che pagano i biglietti e hanno tutto il diritto di criticare. Noi lo facciamo a livello costruttivo per migliorarci, ecco, e per non farci più criticare dai tifosi. Dopo la partita eri troppo arrabbiato, perché non riesco a vedere il bicchiere mezzo pieno, forse lo vedo da domani, il bicchiere mezzo pieno lo possiamo vedere perché la classifica comunque non è cambiata, quindi già un aspetto tra virgolette positivo per te, insomma, anche per l'umore del tuo spogliatoio, perché insomma la classifica fosse cambiata. Invariato sostanzialmente.
Sì, invariata per quanto riguarda la nostra posizione, però qualcosa cambia sempre, nel senso che prima avevamo 4 punti sull'ultimo posto valido per i playoff, adesso il campionato di Serie B ci ha sempre insegnato questo, che se noi dovessimo perdere a Brescia sicuramente usciremo dalla zona playoff. Nell'ultima partita non poteva succedere perché avevamo 4 punti di vantaggio, quindi inevitabilmente la classifica si accorcia indietro e si accorcia in avanti. Poi scopriamo sempre la bellezza di questo campionato, vedendo che anche il Cagliari in casa con il Como, laddove noi, per noi era scontato vincere, non ha vinto il Bari, il Como ha pareggiato al Cagliari, quindi nulla è scontato, nulla è facile, e quindi ci rendiamo conto che se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno ci sono tante cose positive, ma tantissime. E a partire dal gruppo, dal gioco, da quello che stiamo creando piano piano. Se andiamo a vedere il bicchiere mezzo vuoto, è vero che possiamo rammaricarci di tanti punti che avremmo potuto avere in più se fossimo stati un po' più attenti, se non avessimo abbassato un po' la tensione, se non avessimo commesso così tanti errori, ripeto, dovuti soprattutto alla mancanza di attaccamento al risultato. Voglio chiamarlo così, cioè nel senso, sto vincendo, non mi fanno gol neanche a morire. Mi attacco a Morsi, a Catellani che va, la schiena lo butto giù. Cioè, ogni tanto serve anche questo. Nel caso. Cioè è una squadra un po' troppo pulita questa. Sì, a volte sì, a volte è vero che siamo... dobbiamo essere più scaltri, né? In determinate circostanze. Scusa, ma... maestro. No, volevo, senti, Massimo, è inutile nascondersi, avrai letto, hai visto, hai sentito, no? Le polemiche, tu sei meglio di me perché sei uno di calcio, che il calcio è una scienza che si basa su principi a posteriori. Cioè prima, quando hai fatto le sostituzioni, hai messo la padula in condizione di mettere la partita in ghiaccio. Le sostituzioni che hanno comunque, per chi ha seguito la partita, davvero creato una situazione di tranquillità, poi alla fine no, chiaramente tutto dipende dal risultato e si è ribaltato un po' la forbice della valutazione, del giudizio. Quelle sostituzioni chiaramente nascono da una lettura tattica. Ma ci sono sempre delle spiegazioni. Ho letto gente che avrebbe voluto vedere Bruno, qualcuno la rosa, qualche altro repetto, ma nelle condizioni fisiche. Quando fai dei cambi ci sono sempre delle valutazioni che possono essere, per carità, condivise o non condivise. È improponibile avere il 100% del feedback dei tifosi, ognuno la pensa come vuole. Io quello che cerco di fare, se me lo chiedono, è spiegare quello che mi passava in testa, lo spiego con grande serenità. Poi la ragione sta sempre dalla parte del risultato, quindi io, se qualcuno pensa che abbia sbagliato la soluzione, mi prendo le mie responsabilità senza nessun tipo di problema. I cambi sono stati semplicissimi. Il primo cambio è stato chi sa di primo cambio? Il primo è stato Selasi. In quella circostanza loro erano l'inizio di quei 5 minuti in cui loro hanno incominciato, noi ci siamo abbassati un pochino e loro hanno incominciato con la loro grande qualità, perché qualità ne hanno, a girare il campo bene e hanno incominciato a fare 2-3 cross con qualche sovrapposizione. A quel punto io ho provato a inserire un giocatore che avesse un po' più gamba, perché è fresco, per gli scivolamenti laterali. Primo cambio. È nelle caratteristiche di Selasi questo. E poi il secondo cambio è stato... Ma lì come si è sistemata la squadra? Perché ho capito poco, cioè non riuscivo... Nel momento in cui è entrato Selasi al posto di Ben Ali, ho messo Verri a destra e quindi, Selasi centrale. Quindi era più un 4-4-1 per chiudere le fasce. Loro giravano il gioco, con i tre non riuscivamo più ad arrivare, quindi ho chiuso un pochino le fasce. Dopodiché Caprari mi ha chiesto il cambio perché non stava, in quel momento stava giocando
stava giocando lì sull'esterno, quindi mi ha chiesto il cambio e lì bisognava avere gamba e ho messo Fiammozzi. Ho messo Fiammozzi perché loro, soprattutto lì a sinistra con Migliore, mi sembra che stava lì, stavano creando un po' di superiorità numerica. Fiammozzi allora, ha fatto il terzino. Fiammozzi ha fatto il Zampano terzino, esterno, Zampano l'esterno alto, per sfruttare anche le ripartenze. Nel senso che Zampano ha anche la gamba per salire. E poi l'ultimo cambio, Sansovini, perché avevo bisogno di un po' di mestiere davanti. Un po' di mestiere nel senso, Sansovini è un giocatore che è capace di prendere un fallo, è capace di... Stava ripagando con una grande giocata, che sta solo la sfortuna. E quindi quello che... sostanzialmente con i cambi ho voluto rafforzare il centrocampo proprio a livello numerico per non consentire loro il cambio gioco e la superiorità sulle fasce e i cross. E mi sembra che tutto sommato dopo i cambi non c'è stato più un cross. No, e il gol l'abbiamo preso centralmente, nonostante fossimo in tanti. E quindi questa è la spiegazione. Poi c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, col senno di poi è difficile. In quel momento, in quel momento, avendo abbassato già un pochino il baricentro, avendo loro qualità, come in altre circostanze ho messo anche attaccanti, ho messo gente come Forte. In quel momento Forte sicuramente Mitrizza mi avrebbe garantito più ripartenza, ma sicuramente nella mia testa non mi avrebbe garantito un raddoppio sulle fasce, una posizione corretta sulle fasce. Quindi esattamente. Senti, invece la domanda secondo me ci sta, perché abbiamo visto la partita del ragazzo che sembra in difficoltà con quella mascherina, Fiorillo, è stato un po' in difficoltà perché anche il primo tempo sui palloni alti ha avuto un paio di incertezze, così come sul gol che poi lì insomma è passato sotto le gambe di Zubaric il pallone, quindi magari è stato anche tradito, l'ha visto all'ultimo momento. A proposito, lì Zubaric però deve essere più aggressivo, Quello è lo stesso, quello è esattamente lo stesso errore del primo gol. Cioè lui è troppo piatto rivolto verso l'avversario e è troppo distanziato. Se lui fosse stato con una postura più obliqua, dandogli solo un lato, lui quello che avrebbe potuto fare è spostare la palla e tirare in diagonale, sicuramente sarebbe stato e poi sarebbe dovuto stare un po' più vicino all'avversario, in maniera tale che un conto è stare a un metro, un conto è stare a due metri, perché se stai a due metri tira, alzi la gamba e ti passa sotto, se stai a un metro il piede va davanti al pallone. Invece tornando a Fiorillo? Beh, Fiorillo probabilmente io credo che abbia avuto qualche difficoltà e lui lo ha anche ammesso, nel senso che per quanto riguarda l'allenamento lui si è sempre allenato, non ha avuto nessun tipo di problema, probabilmente ha pagato un pochino questo... Questo aspetto, sì. Sì, sì, è possibile. E quindi, ma lui si assume tranquillamente le sue responsabilità, anche perché, voglio dire, fino a questo momento credo che sia una delle note più positive di quest'anno. Sta facendo un grandissimo campionato, un errore ci sta. E ripeto, non abbiamo sicuramente perso la partita per Fiorillo. No, ma è giusto dirlo. Perché è stata rivolta a te perché avresti dovuto invece far giocare di nuovo Aresti. Ma guardate, io questa, ma guardate, io prima di mandarlo in campo, prima cosa ho sentito lo staff sanitario. Nella partita precedente mi aveva detto che non che avrebbe potuto giocare con la mascherina. La mia domanda era la mascherina l'aveva usata il giorno prima, non ha avuto modo di fare neanche un allenamento, quindi io non mi sono sentito di mandarla in campo senza averla neanche provata praticamente, e quindi è stata una mia scelta. Poi si è allenato praticamente una settimana con 4-5 giorni con quella mascherina, lui, staff sanitario, ha detto che era a posto, lui ha detto che non ha nessun tipo di problema. E a quel punto, se lui devo fiutare quello che dicono i calciatori. So che i calciatori a volte hanno anche per eccesso di generosità voglia di giocare, andare in campo a tutti i costi, però in allenamento sinceramente non aveva destato nessun tipo di sospetto perché aveva fatto bene, quindi lui ha detto che non gli creava nessun tipo di problema e io ho fatto la scelta. E siccome questa scelta poi si è rivelata non giusta,
la colpa non è di Fiorillo, perché i calciatori bisogna anche saperli conoscere, la colpa è mia, punto, basta, ho sbagliato. A questo punto chi gioca domani a Brescia? Giocaresti? Fiorillo non è neanche convocato. Questa è la notizia. No, no, ma Fiorillo non gioca domani perché ha un problema d'adduttore. È la verità, non mi inventate. Cioè, Fiorillo non convocato, ce lo sta dicendo a fine conferenza stampa. che non giocano mai. Questo è bellissimo. Tu mi hai detto. Tu mi hai chiesto chi sono i calciatori. Tu mi hai chiesto i portieri. La domanda è stata: i convocati è? A questo. Massimo, mi sono scordato. Ha un problema l'adduttore e non. Ha un problema adduttore e quindi non sarà convocato, ma in ogni caso non avrebbe giocato comunque. Questa è la notizia. Ma se io ho messo il mio errore, se io ho messo il mio errore, a fine conferenza stampa ci dai proprio le notizie. Siccome io ho sbagliato su Fiorillo, non avrebbe giocato. Siccome io sono uno, siccome io sono uno coerente, no? Io prima che cosa ho detto? Che dagli errori impari. Quindi ho imparato, ho sbagliato, avrei dovuto capire che lui la partita. No, ha avuto un problema il giorno dopo, gli faceva un po' male l'adduttore, quindi stamattina ha fatto un controllo. No, dicevo forse sul tuffo. Calcolando le tre partite da vicino a Torino, ok, hai spiegato, ecco, quante penine potresti cambiare domani? Ma i ragazzi stanno bene. Stanno bene, che questa mattina abbiamo fatto un test di valutazione, sì, cardiaca si chiama, una cosa strana, fanno i dottori, e tutto sommato stanno bene, non ci saranno tanti cambiamenti, penso un paio. Insomma, un paio sono tre in realtà, perché tra il portiere... È possibile, sì, vabbè, a parte il portiere. Tre. Sì, penso uno in difesa e uno a centrocampo. Uno in difesa, ci muoce, devi far scelte là, Torreira... Torreira non c'è. Ah, già. Potresti giocare Fiamozzi e Sedazzo, sono questi due giocatori. Sì, Fiamozzi potrebbe giocare. Anzi, Fiamozzi gioca. Ah, sei contento, Massi? No, ma non ho capito, non stavo ormai. No, ho sentito che Fiamozzi gioca. Sì, gioca Fiamozzi. Ci sono altre novità, no? Gioca Fiamozzi perché beh, se lo merita pure. Se lo merita, sta bene. E poi, insomma, sono tre partite ravvicinate, quindi qualcosina, insomma, chi sta bene è giusto che... Quindi, farai riposare Crescenzi, sposterei Zampano, o comunque... No, non credo. No, potrei dare un turno di riposo a Zampano tranquillamente. Le ha fatte tutte. Il Brescia che squadra è, se l'aspetti con le due torri o con Mosini? Ma lui a volte ha giocato con due punte, a volte con un tre quarti, quindi Morosini è una punta centrale. Non lo so, noi abbiamo preparato la partita in entrambi i modi. Vabbè, di solito fa 4-2-3-1. Mette due esterni con... Sì, no, 4-4-2, sì. Sì, magari uno si abbassa, sì, ha le due punte che uno si abbassa sempre. Però Boscagli è il più grande profeta, no, di Massi, del 4-4-2, è stato uno... Ma di solito... No, io penso che il più grande profeta del 4-4-2 sia stato Sacchi. Ma vabbè, poi... Sacchi, giustamente... No, Boscaglia io credo che sta confermando tutte le sue qualità. Sta facendo un grandissimo campionato, devo dire la verità, io non pensavo facesse questo tipo di campionato, e sta facendo molto bene, e quindi... ma domani per noi sarà una partita molto molto difficile, e per noi un bivio significativo, perché comunque andiamo a incontrare una squadra che ha un punto meno di noi, se non sbaglio. Sì. Che sta facendo molto bene, ha fatto in casa credo 5 vittorie e 2 pareggi, sì, una cosa del genere. 17 su 24. E quindi è una partita molto ostica, dobbiamo cercare di uscire dal campo senza prendere gol. Ma ecco, questa è bella, cioè sarebbe, no, effettivamente sarebbe una notizia questa, cioè se il Pescara riuscisse a non prendere gol,
nell'arco di 90 minuti sarebbe quasi una notizia. Sì, no, ma l'ho detto di questi tempi. No, no, ma l'ho detto prima, noi in questo momento abbiamo delle certezze abbastanza sostanziali, cioè che comunque il più delle volte giochiamo bene e il più delle volte segniamo, quindi l'obiettivo cambia, non dobbiamo prendere gol. Poi per il resto, se facciamo quello che sappiamo fare... Senti, ti volevo chiedere, ma il Brescia, quindi il modulo alternativo, sta giocando col 4-2-3-1 con due punte, 4-4-2, che dir si voglia, sì, perché giocano Gheco e Andrea Caraccio ultimamente, e Morosini non sta giocando, almeno l'ultima partita era in panchina. Secondo te, cioè, il modulo alternativo qual è, quindi un... può fare un 4-3-3? No. Ma loro fanno un 4-4-2, ma anche quando giocano 4-4-2 loro con una punta si abbassano sempre sul mediano, soprattutto quando incontrano una squadra che hanno un play basso, sì. Quindi sicuramente giocheranno. Potrebbe anche giocare secondo te Morosini cambia poco perché anche quando giocano le due punte uno si abbassa, giocano 4-4-1-1. Ma la domanda sorge spontanea, scusa Massimo. Quindi se pensi, come sarà sicuramente, loro fanno il 4-4-2, il 4-3-1-2 funziona come... Funziona e funziona tutto. No, dico, bisogna vedere come lo fai. Come antidoto. Oppure mettersi a specchio. Ma no, ma guarda, la nostra mentalità deve essere quella che sono gli altri che devono avere difficoltà contro di noi, e quella deve essere la mentalità. Poi è vero anche che tu devi capire anche quali sono i punti di forza loro, e loro sono abbastanza chiari i loro punti di forza, cioè hanno due punte che sono ben strutturate e hanno soprattutto giocatori sulle fasce che... soprattutto a sinistra che spingono molto, e quindi devi al di là poi del modulo, tu con determinate scalate devi saper contrastare i loro punti di forza, ma il modulo cambia poco nel senso che tu puoi stare a tre centrocampo, ma con le scalate diventa un 4-4-2. Se voi andate a vedere le partite di allenatori molto bravi, io reputo molto bravo ad esempio Giampaolo, che gioca sempre con 4-3-1-2, lui in fase di non possesso, se facciamo una fotografia della fase di non possesso su palla laterale, praticamente si difende sempre con il 4-4-2. Senti, volendo fare una sintesi giornalistica di questa conferenza stampa, che in genere finiscono 0-0 queste conferenze stampa, però oggi, voglio dire, è giocata la partita. Oggi è un trionfo, offritemi le pizzette. No, bisogna vedere se poi quello che dici si tramuterà in realtà, perché no, quando mi dette una frega di cose. È stata fruttuosa, stare con... Anche lunga, direi. Praticamente l'obiettivo dell'allenatore, facendo un po', parafrasando una delle più grandi rock star italiane, è quello di far diventare il Pescara da bello impossibile a bello possibile. No, noi dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare e facciamo bene, e migliorare quello che sappiamo fare meno bene. E quindi evidentemente in questo momento c'è più bisogno di lavorare sulle nostre mancanze che sulle nostre qualità, perché quelle ci sono e sono indiscutibili, le facciamo il più delle volte, ci proviamo sempre, a volte ci riusciamo, a volte no, ma il più delle volte ci riusciamo, e quindi dobbiamo concentrarci a far meglio quello che ci riesce peggio. Grazie. Posto? Luigi Di Marcio, vedo un po' pensieroso, deve fare qualche... Non sei convinto? Lì dietro comunque il Brescia non è granché, non è una squadra impossibile da superare, secondo te? Una squadra che gioca e lascia giocare, comunque, voglio dire, come tipo di... squadra che gioca e lascia giocare. La nostra mentalità deve essere sempre quella di andare a affrontare la squadra più forte del campionato. Ma soprattutto per la squadra che siamo che... No, però è una squadra, voglio dire, che gioca e lascia giocare. Non è... Beh, vabbè, in casa ha preso 5 gol. Però io ne ho presi tanti. Con Lanciano, Lanciano, che era il suo.